scusatemi, in più ho preso questa di Sephora, la base lisciante, il primer per il viso. Spero che funzioni perché l'ho comprato perché sabato devo andare, cioè dopo domani devo andare a un matrimonio. Oggi l'ho provato, non mi sembra male, ha un effetto strano, però non è male. Allora, volevo dirvi, allora, l'Estée Lauder Kit, questo qua, che è dentro un po' di robina, non ci lamentiamo. Di più c'è scritto? No! Beh, ce n'è dentro di roba, comunque. Perché, come vedete dal pacchetto che non vedete, beh, questo, già solo questa crema qua e il siero qui ne valeva la pena comprarlo. Sono 45 euro. In più ho comprato il correttore di Benefit, il 2, perché adesso sono un po' abbronzata. No, ho comprato l'uno, volevo prendere il 2 perché adesso sono abbronzata, ma per usarlo per l'inverno ho preso l'uno, sono 25,50 euro. Questa qui viene 14 euro, ma visto che serve solo una spruzzatina, comunque mi sembra un buon prezzo. Lancome Hypnose Drama con le tre cose, avevo sbagliato, non era 39 euro, era 34 il coso, però questo pacco qua costa 29,90 euro. Buono, il totale quello che era, poi ho usato un coupon di offerta della Sephora meno 10, non è stato male. In più ti danno questo, che per me è fantastico, valido allo scambio dal 3 al 30 settembre, chi rottama il vecchio mascara di qualsiasi marca, subito per te il 20% di sconto sul tuo nuovo mascara Sephora. Buono, ne ho tre da rottamare, posso fare il regalo a tutti, buonissimo. In più ho comprato delle cremine della Bottega Verde, ma sono delle cavolatine che ho comprato giusto per avere il gift box, perché questa volta era di trucco e mi piaceva un casino, allora ho deciso di farlo adesso. Questo è un trucco che mi è venuto in mente al momento, una cavolata, ho usato un ombretto di Bottega Verde, uno l'oro di Kiko e una matita che avevo in giro rosa, non so chi piace, chi non piace, i miei capelli fanno schifo, io sono Michela, spero che mi seguirete. Ciao ciao!